E benvenuti sul canale di All Games Italia, sono Gwenelan e oggi giochiamo a The Dream Machine. Si tratta di un'avventura grafica particolare realizzata dalla svedese Cockroach Inc. Cockroach, se non vado errato, significa scarafaggio, quindi già capite che questi non sono tipi normali. La prima particolarità di questa avventura è, come potete vedere già da questa immagine, è che la grafica è realizzata interamente a mano, cioè in sostanza hanno utilizzato tipo plastilina, suppongo tipo fimo o qualcosa insomma del genere, non la plastilina dei bambini, e altri materiali, cartone, fili, spago, di tutto, per fare i personaggi e gli scenari, e poi hanno animato tutto in stop motion. Un lavoro incredibile, come vedremo i risultati sono anche abbastanza buoni, e che ha decretato, diciamo, il lungo sviluppo di questa avventura, che infatti è durato credo 5 anni, perché l'ultimo capitolo è uscito solo nel 2017, cioè l'anno scorso. Infatti io per mesi, per anni, ero curiosa di questa avventura, ma siccome era episodica, infatti qui quando facciamo play game vediamo che ci sono i vari capitoli, sono 6 capitoli più uno bonus sbloccabile solo dopo averli fatti tutti, e quindi diciamo io per anni l'ho lasciata lì perché vedevo che lo sviluppo era veramente lunghissimo e tra un capitolo e l'altro mi sarei dimenticata tutto, e quando poi è uscita completamente me la sono procurata. E quindi brevemente un'altra particolarità, un'altra cosa carina che ho notato nelle impostazioni, il gioco è solo in inglese. Nelle impostazioni, oltre ai soliti qualità, suono, full screen, che in questo momento è off perché altrimenti non prendeva OBS, viva queste compatibilità, e abbiamo anche altre opzioni, a parte la walking speed, di cui non mi ero accorta, la velocità con cui cammina il nostro personaggio, che è aumentabile, e ogni tanto magari quando ci sono aree lunghe non è una cattiva idea. Abbiamo anche, la modalità hint che è disattivata, e ecco, ci sono anche 3 opzioni inserite per l'accessibilità anche a chi può avere qualche tipo di problema. Per esempio c'è Color Aid, che per quei puzzle che richiedono di vedere i colori, utilizza le scale di grigio, per far sì che anche i daltonici possano giocare il gioco senza problemi. Hearing Aid, cioè aiuti all'udito, in sostanza ci sono alcuni sottotitoli per alcuni tipi di situazioni in cui è importante sentire anche i rumori della scena. Diciamo che in questa avventura la musica e tutti gli effetti sonori sono molto importanti, perché come dice il titolo, The Dream Machine è diciamo incentrata sui sogni, e l'atmosfera, diciamo, onirica è resa molto bene anche dalla musica, quindi già ci si perde molto a non poter sentire la colonna sonora. Ci sono anche delle situazioni in cui è importante sentire appunto determinati suoni. E infine ci sono Reading Aid, in cui i testi sono letti da una voce sintetica, non c'è doppiaggio vero e proprio in questo gioco, nel senso che non sono stati assunti dei doppiatori professionisti per fare il lavoro, quindi diciamo che attivando questa opzione non si ha un doppiaggio di qualità eccelsa, però per chi può aver problemi a leggere c'è anche questa possibilità. Quindi sono aggiunte carine, specialmente visto che vengono da una software house indie, indipendente, la Cockroach Inc. è indipendente, e che non si vedono spesso, quindi mi pareva giusto menzionarlo comunque.
Quindi, allora io ho cancellato tutti i miei salvataggi, l'ho già giocata, noi andremo a vedere la prima mezz'oretta dell'avventura. Sono andata a cancellare i miei salvataggi perché naturalmente una volta finito il gioco questa immagine cambia e con un bellissimo spoiler del finale, quindi era il caso di resettare tutto il gioco. Cominciamo dal capitolo 1. We are like the dreamer. Noi siamo come il sognatore. Possiamo giocare anche i vari capitoli singolarmente. Un'altra cosa carina di questa avventura che mi è sempre piaciuta è che, se non erro, allora sicuramente il primo capitolo era disponibile online da giocare gratis, cioè proprio via browser, e infatti io l'avevo già giocato. Ma mi pare che all'uscita degli altri capitoli, anche capitoli successivi fossero messi a disposizione sul sito via browser. Potrei ricordare male, comunque, diciamo, al giorno d'oggi le demo sono sempre di meno, cosa anche comprensibile in verità, e aver permesso alle persone di giocare quantomeno una fetta del gioco in itinere, secondo me è stata una buona mossa. Poi non so quanto ha venduto questa avventura, sinceramente, anche perché è un'avventura molto con una trama importante, diciamo, quindi se passa un anno da un capitolo all'altro, capite bene che molte cose si dimenticano. Infatti consiglio vivamente di giocarla di filato, come se fosse una storia normale, un gioco normale, anche perché man mano che si va avanti nella storia le cose diventano sempre più strane e bisogna, diciamo, non perdere un attimo la bussola di dove si è, di cosa si è fatto, di cosa sia nell'inventario, quale location abbiamo già esplorato, perché verso il capitolo 5, soprattutto il capitolo 6, già il capitolo 5 è abbastanza complicato, il capitolo 6 diventa una pazzia, diciamo, molto sensata. Ho visto poche critiche online, ma in particolare ho visto una recensione il cui recensore aveva avuto difficoltà a capire la storia. È l'unico caso che ho visto online di qualcuno che sinceramente si sia trovato confuso dagli eventi, perché gli eventi in sé non sono complicati, sono abbastanza lineari. Ma comunque stiamo andando troppo avanti. Iniziamo il capitolo 1 e vediamo l'introduzione di questa storia. Non riuscirò a leggere questa cosa in tempo. Siamo come il ragno. Aspettate, siamo come il sognatore che so e non ho fatto in tempo a leggere, e vabbè. The Sleeping Machine Presents, che poi non si chiamano più Sleeping Machine, si chiamano Cockroach Inc. Almeno così sono segnati su Steam. Ok, io purtroppo ho lo schermo veramente piccolo in finestra perché questa è un'avventura grafica che non è che abbia una risoluzione gigantesca, è un quadratino nel mio monitor, quindi non vedo una ceppa in sostanza, ma vabbè. Voi dovreste vedere un po' di più, purtroppo voi vedete sgranato perché lo zoom fa questo. Purtroppo non sono riuscita a tenere il full screen e contemporaneamente a far funzionare OBS in maniera adeguata. Vabbè. Allora, ci troviamo su quest'isola deserta. Questa è un'avventura molto classica, quindi funziona come le avventure classiche, normali. Esaminiamo oggetti, abbiamo un inventario che è qua sopra. Vabbè, abbiamo un menu. E ci sarebbe un sistema di hint che è disattivato. E sinceramente io non l'ho usato per nulla durante l'avventura, quindi non ho neanche idea di come funzioni. Gli enigmi sono tutti abbastanza logici. Ogni tanto, diciamo, c'è qualche connessione che non funziona, nel senso che qualche situazione non è presentata nel modo corretto, però con un po' di rifacciamoci tutte le aree, riguardiamo tutti gli oggetti nell'inventario, si riesce a uscire dall'impasse. Allora, esaminiamo gli alberi. Sono noci di cocco quelle?
Prendiamo la canna da pesca. Ecco, una cosa è che questo gioco è un po' semplificato nel fatto che automaticamente Victor, il nostro personaggio, sceglie l'azione da compiere. Per esempio, qui possiamo solo esaminare il ramo biforcuto, però io potrei anche usare un oggetto che ho su questo ramo, volendo. Comunque, esaminiamolo. È un ramo biforcuto che esce dalla sabbia. Prendiamo un pezzo di legno. Abbiamo preso un pezzo di legno. Prendiamo un altro pezzo di legno. Un altro pezzo di legno. Cosa c'è qua? Una roccia. Ah, c'è un accendino. Ok. Poi c'è una. Come si chiama questa cosa? Pala. La barca si è schiantata su quella roccia. È così che sono finito qui? È strano che non riesco a ricordare qualcosa del genere. Ok, quindi non ricordiamo come siamo finiti su quest'isola. Vedete che le animazioni sono fighissime, cioè voi pensate che questo è stato fatto in stop motion. Si nota a malapena. Ci sono avventure animate a mano, le cui animazioni sono peggiori di questa. Rendiamoci conto, anche la grafica è fantastica. Adesso vedremo, cambieremo area tra un po' e vedrete i dettagli delle singole aree. Se io penso che c'è un programmatore che ha in casa sua gli scenari di tutte queste location, e, cioè lui ha queste palme, ha il pupazzetto di Victor, ha tutte queste cose. È una cosa fantastica per quanto mi riguarda. Spero che riusciate a sentire abbastanza bene la musica. La musica secondo me è la cosa in assoluto più riuscita del gioco, perché mentre storie e gameplay hanno comunque dei problemi qua e là, la musica non poteva essere meglio, cioè non ho idea di come avrebbero potuto migliorarla. Comunque, torniamo a noi. Allora, facciamo questo. Allora, dice che ha messo la canna da pesca, però il pesce non sembra interessato ad abboccare. Abbiamo i ciocchi, proviamo a metterli qua. Sì, ecco, per esempio, qui c'è questa cosa che noi non potevamo esaminare questo affare, però possiamo metterci il legno. E queste sono le cose che possono un po' bloccarci, sono cose un po' stupide. Abbiamo acceso un fuocherello. Ok, e forse dobbiamo cercare un'esca. Sì, non me lo ricordo più già. Dio mio, vuoi scavare cortesemente? No. Non la roccia, il terreno. Perché no? Ah, ok. Esaminiamo il buco. Abbiamo trovato un verme. Vedete che è tutto fatto a mano. Una cosa fighissima. Usiamo questo con la canna da pesca. Ok, abbiamo messo un'esca. Adesso. Ok, abbiamo messo. Ecco, adesso il pescetto ha abboccato. Abbiamo un pescetto. Amore, sbattiamolo sulle rocce. Sorry, abbiamo ucciso il pesce. Questo tra l'altro è un gioco. Come dire, questa scena qua, questo sogno che lui fa. Vabbè, spoiler, ma l'avremo scoperto tra 14 secondi. Questo sogno che lui sta facendo ha più di un significato importante per la storia e lo scopriremo verso la fine, praticamente. Quindi ci sono tante cose dell'inizio del gioco che si capiscono solo alla fine. Cioè, hanno un senso subito, ma il loro vero significato si capisce solo alla fine. Non ha ancora finito di cuocere. Non ha ancora finito di cuocere. Quanto ci mette? Non ha ancora finito di cuocere. Oh, eccolo qua. E vediamo se riusciamo a mangiarlo. È buonissimo, ma cos'è questo? C'è un pezzo di carta nella pancia del pesce. Esaminiamola. Oh, è una mappa praticamente, che indica un punto. E se notiamo, questi puntini ci danno un'indicazione, perché mi pare queste sono le palme, se non erro. Le palme, poi c'è la roccia, poi
Quindi deve essere più o meno qua. Voilà! Una sveglia, un orologio. Una sveglia. Dan dan dan. Svegliamoci. Guardate la bellezza di questo scenario. Vediamo se riesco a farvi sentire un po' la musica. La vista è molto più bella che quella del nostro vecchio appartamento. Però mi manca essere vicino alla natura. Quindi noi ci siamo appena trasferiti, ci sono anche le scatole a indicarcelo. C'è molta roba esaminabile nelle aree. Queste scatole sono tutto quello che siamo riusciti a muovere qui la scorsa notte. Il resto, assieme ai mobili, dovrebbe arrivare oggi più tardi. Questi due contengono per la maggior parte libri, queste due casse. Possiamo esaminare tutte le scatole. Questa scatola, l'etichetta dice i vestiti di Victor, saremmo noi, ma noi ci alziamo vestiti come tutti gli eroi. Il lato di Alicia è vuoto, deve essere già in piedi. Il dipinto sembra essere come quello del mio sogno. Devo essermi addormentato guardandolo. Ha il tipo di fascino un po' pacchiano che Alicia di solito odia. Bene. È quasi mezzogiorno, ha dormito tanto. Oh, scusa, no, è una cosa di ventilazione. Qua abbiamo un bottone. Però ancora non abbiamo le lampadine, vabbè. Possiamo andare di qua. Abbiamo altre scatole, abbiamo una chitarra, la mia vecchia ascia, la chitarra. Un rimasuglio, diciamo, dei miei sogni di diventare un musicista. Una volta che ci siamo sistemati, cercherò di ripartire con questa carriera, praticamente. Andiamo in cucina. Guardate anche qui. Vabbè, queste sono in verità relativamente piene rispetto ad altre che ci sono. Tipo qua abbiamo i piatti, qua abbiamo il lavandino con l'acqua che scorre, guardate. È bellissimo, è bellissimo. E questa è Alicia, la nostra partner. Oh, sei sveglio! Pensavo di sorprenderti con la colazione a letto. Oh, che cosa dolce! E lascia che ti aiuti con quello che stai facendo. Potrei tornare a letto se è quello che vuoi. Era ora, sto morendo di fame qui, no? Diciamo che l'aiutiamo. Non serve, ho quasi finito. E potresti sistemare il tavolo per noi nel frattempo? Non abbiamo un tavolo della cucina. Non deve per forza essere un tavolo, una qualunque cosa quadrata e piatta per ora andrà bene. Prendi una scatola vuota o qualcosa del genere. Ok, oh, of course. E molti hanno plaudito il senso di verosimiglianza. Vabbè, dicono che il frigo è vuoto, lo volevo solo vedere. Il senso di verosimiglianza dato dalle battute dei due tizi. Allora, no, non che non lo siano, però diciamo non mi sembrano particolarmente azzeccate quelle dell'inizio. Andando avanti, la scrittura mi è parsa molto più convincente. Comunque, cos'è questo? Un coso di, come si chiama? Un portagenere, posacenere. Con un foglietto. Sembrano essere i resti di una lettera. Qualcuno ha cercato di distruggerla, ma il fuoco non l'ha consumata del tutto. Se la svolgo con attenzione, dovrei essere capace di leggerla. Questo dovrebbe funzionare. Vediamo un po'. Ovviamente le dobbiamo sistemare. Devo fare attenzione quando ruoto i pezzi, sono davvero delicati. Ok. Purtroppo ruotare i pezzi non è una delle cose più semplici del mondo. Ok. Allora, questa roba qua.
Ah, mi pare che non si attacchino. Quindi... Ok, ce la stiamo facendo. Dai, gira, gira, gira. Bene, e voilà. Allora, a chi può interessare? Sto nascondendo, nella speranza, no what, non sono paranoico. Guarda sotto l'asse del pavimento, sotto il coso della luce, come si chiama? L'interruttore della luce nella camera da letto e vedrai quello che intendo. Qualunque... Tarara, is mine e non resterò qui. Forse tu riuscirai a capirlo. Travis, il precedente occupante. Quindi questa sembra essere una lettera lasciata dal tizio che viveva qui prima di noi. No, volevo mettere... Andiamo da Alicia, vediamo di dirle, vediamo di mostrarle questa cosa. Cosa pensi di questa nota che ho trovato? Penso che possa essere un imbroglio e sembra troppo bello per essere vero, altrimenti, come qualcosa che leggi in un romanzo giallo, in un romanzo criminale. Probabilmente ci ha lasciato un regalo sotto l'asse del pavimento e voleva, come dire, prepararci un po' prima di trovarlo, insomma, voleva farci pensare chissà che cosa. Non pensi che il fatto che qualcuno abbia cercato di bruciare la nota, le dia credibilità? Nah, probabilmente l'ha fatto lui stesso per far sembrare il tutto più misterioso. Sembra essersi assicurato che possiamo leggere le parti importanti. In ogni caso, penso che dovremmo controllare cosa c'è sotto l'asse nella camera da letto. Tu fallo, caro. Va bene. Però prima mangiamo, direi. Ah, non posso. Non posso sedermi. Allora andiamo a vedere. Questa dovrebbe essere una nursery, quindi stiamo aspettando un bambino. Vediamo un po', eccola qua. Inchiodata giustamente al pavimento, non riesco a sollevarlo con le mie mani. Non abbiamo niente, vediamo se troviamo qualcosa in casa. Come vedete, è un'avventura molto classica. Allora, possiamo frugare così? Ok, e sì, lo so che l'ho finita, ma ragazzi, alcune cose si scoprono dopo. Ah, compito, ho trovato il telefono, che non credo però possa esserci d'aiuto nel sollevare quella roba. Oh, cosa c'è qua? Una lettera. Non volevo girarla per vedere di chi era, ma no. Cari signori Neff, grazie per aver scelto Prosser & Ankovic Realtor Service, praticamente l'agenzia che gli ha trovato la casa. Speriamo che apprezziate la vostra nuova casa per molti anni. Se avete domande riguardo i nostri servizi o se avete domande riguardo l'appartamento o la manutenzione, non esitate a chiamare quest'ufficio. Non vediamo, insomma, siamo contenti di servirvi, bla bla bla. Va bene, no, io volevo qualcosa per... No. Mi sa che non c'è nulla. Non mi ricordo come facciamo questo enigma. Quindi state un po' vedendo come dal vivo non sapere bene che fare. Oh, abbiamo preso il baby oil. È sorprendentemente versatile, dice lui. Skin lotion. Cos'è
conditioner, niente di tutto ciò. L'acqua, ma non sprechiamo l'acqua. Forse devo parlare di nuovo con Alicia. Hai trovato qualcosa su cui mettere la colazione? Sì, ho messo una scatola vuota nell'angolo vicino alle finestre. Bene, mangiamo allora. Siediti e porterò la colazione. Va bene, forse dobbiamo fare prima questo. Non possiamo prendere un coltello dalla cucina? Avrà, l'hai preparato con qualcosa, con qualche strumento, con qualche utensile. Non è magico, la prima colazione nel nostro nuovo appartamento. Non penso che questo posto meriti una lode, praticamente una mancia. Potrebbe essere bello con qualche candela. Sono scettico su questo tavolo di cartone, però diciamo quest'ultima. Possiamo mangiare con stile quando sarà arrivata la mobilia. Ma com'è andata? Com'è andata cosa, cara? La prima notte nella nostra nuova casa, hai dormito bene? Diciamo che... like a baby, come un bambino, ho persino dormito con i miei vestiti addosso. Ho notato, ma non avevo il cuore di svegliarti. Hai sognato qualcosa? Qui possiamo dire ho sognato di essere solo su una piccola isola, ho sognato di pescare, non ricordo di aver sognato, non mi piace parlare dei miei sogni. No, diciamo ho sognato di pescare. Cosa facevi? Ho appiccato un fuoco con un accendino. How convenient, che culo praticamente per essere una isola deserta sembra abbastanza ben fornita. Vabbè, qui c'è tipico, insomma, dei giochi. Qui non le abbiamo parlato dell'isola deserta, ma lei lo sa lo stesso. È vero, non ci avevo pensato. E poi ho scavato un verme per pescare. E sogni sempre di torturare piccoli animali indifesi? Solo nei miei sogni migliori. È per questo che ti amo, credo. Ho catturato un pesce con le tue mani nude? No, con una canna. Ah, povero pesce. Questo è quasi barare, no? Era lui o me, praticamente. Quindi cosa hai fatto? Ho trovato una nota nel pesce. Cosa diceva la nota? Era una mappa del tesoro. Fantastico, hai trovato il tesoro? Stavo per trovarlo, ma a quel punto l'allarme è partito e il suono si è fuso col mio sogno. E qui mi sono svegliato. È strano come la mente incorpora le cose reali nei sogni in questo modo. Ho letto che lo fa per farci avere il nostro riposo prezioso a tutti i costi. Ti sveglia solamente se pensa che sei in pericolo. È confortante sapere che la mia mente sta badando a me anche mentre dormo. Ma cosa pensi che significhi? Cosa pensi che significhi cosa? Il tuo sogno, sciocchino. Penso che significhi che stavo guardando al dipinto sopra il letto mentre mi addormentavo. Questo è tutto. Quello coso orrendo sopra il letto? Sì. Dobbiamo fare qualcosa a proposito di quello. Sapevo che l'avresti detto. Vuoi sentire cosa penso del tuo sogno? Cosa penso che il tuo sogno significhi? Certo. Vuoi le mie stronzate rassicuranti o vuoi sapere quello che penso davvero? Diciamole, qui posso dirle che voglio la verità, che voglio le stronzate rassicuranti, che mi fido che scelga lei, o che non voglio sentirlo per nulla, no, diciamole che voglio la verità. Sembra la tua classica roba escapista, sei spaventato dalla nuova situazione e stai guardando, stai, insomma, ripensi con nostalgia a una vita più semplice, alla vita più semplice che avevamo prima. Il vecchio lavoro sicuro, i nostri vecchi amici. Sai che non è vero.
trasferirci qui, iniziare una famiglia con te e sarà la cosa più bella che ho fatto, che avrò fatto. Sembra comunque come sembra comunque che tu la stia vedendo come una grande avventura. Era solo un sogno, Alicia, lo stai prendendo troppo seriamente. Mi dispiace, Victor, penso che la forza della gravidanza è forte in me oggi. Non è come se non lo sapessi. Tu invece hai sognato qualcosa? Ho sognato che ero su una nave da crociera sul Mediterraneo. Ero sul ponte e in una sdraio e mi stavano servendo dei drink con gli ombrellini. Tu hai già sognato questa... Hai già fatto, hai avuto questo sogno, vero? Sì, è un sogno ricorrente. Mi perseguiterà fino al giorno in cui comprerai quella crociera per noi. Allora ci come si dice, ci perseguiterà entrambi. Della serie, non te lo comprerò tanto presto, figlia mia. Le crociere costano. Com'è stata la tua prima notte? Ho dormito abbastanza bene, in realtà. Wow, devi essere stata molto stanca. Sì, di solito riesco a malapena a dormire nei posti che non mi sono familiari. Questa era una bella colazione. Da quanto tempo sei in piedi? Dalle 9 più o meno. Stavo avendo un sogno, ma dopo un po' è diventato strano. E a quel punto mi sono svegliata. Cos'è successo? Ti ricordi il... non mi viene la traduzione di caretaker, praticamente il tizio che si occupa di qualcosa, cioè il, come dire, non l'amministratore, il, insomma, quell'omino che se voi avete tipo, che so, un magazzino, vi guarda il magazzino, ecco. Una spiegazione perfetta di caretaker. Hai presente il caretaker che ci ha fatto entrare la scorsa notte? Sì, non mi ricordo il suo nome però, neanche io. Norton, Morton, Horton, qualcosa del genere. Era nel mio sogno. Sembra che ti abbia lasciato un'impressione. Ad essere onesta, mi ha un po' inquietata. Io penso che sembrasse abbastanza simpatico. È stato simpatico nella vita reale. Nel sogno era abbastanza inquietante. Perché cosa faceva? Non possiamo parlarne più tardi, Victor. Sono un po' ancora disturbata da questa cosa. E diciamole, cos'era così strano del tuo sogno? Non ne vuole parlare? Vabbè, dico, lui ha ancora la nostra chiave, vero? Sì, ha detto che si sarebbe fermato per darci il duplicato questa mattina, ma deve essersi dimenticato. Lo dovrò chiamare, allora. E sì, insomma, fai, chiamalo. Io vado a lavare i piatti, vabbè. Mi dispiace che, come al solito, i parti iniziali delle avventure sono sempre un pochino sottotono rispetto all'avventura vera e propria. Comunque, qui abbiamo già visto che ci sono... che, diciamo, la scrittura è buona. Anche se qui non sembra... In realtà sono state introdotte tante delle tematiche principali dell'avventura. Io non potrò mostrarvi il pieno... Insomma, non posso mostrarvi questa cosa al suo massimo, perché dovrei mostrarvi metà gioco praticamente. Però diciamo che noi con Victor entreremo nei sogni di diverse persone e ovviamente i loro sogni rispecchieranno un po' le loro problematiche. Quindi dobbiamo andare a chiamare il tipo. Prima di tutto abbiamo il telefono qua. Vediamo di poggiarlo da qualche parte. No. È il nostro telefono. Non vuole metterlo nella scatola. Io non volevo metterlo nella scatola. Volevo poggiarlo in modo... Vabbè, forse usalo così. No. Devo riparlare con Alicia per caso? Sei riuscito a parlare con il caretaker? Ho trovato il telefono, ma non riesco a trovare una presa. Sono sicuro che c'è da qualche parte. Hai controllato ovunque? Immagino di no. Forse nel corridoio, nell'entrata. Io c'ero nell'entrata, ma... Voi vedete una presa? Perché io no.
Ah, move box, ma va fancina. Ok, per terra per adesso. Chiamiamo Prosser e Ankovic. Prosser e Ankovic, come posso aiutarvi? Sì, salve, mi chiamo Victor Neff, sono Victor Neff. Io e mia moglie ci siamo appena trasferiti in un appartamento venduto dalla vostra agenzia. Salve, signor Neff, cosa posso fare per lei? Sto cercando di raggiungere il caretaker di questo appartamento. Non avreste il suo numero, vero? Qual è l'indirizzo dell'edificio? Mi dispiace, non lo so. Ci siamo appena trasferiti ieri, non riesco a ricordare l'indirizzo esatto. Dice che probabilmente l'abbiamo scritto da qualche parte. Allora, io pensavo che fosse qua, scusate. No, no, proprio no. Non è che qua. Ah, eccolo qua. Mr. e Mrs. Neff, 12 Dupont Cress, Bram SK. Vedete, anche qui. Noi, cioè lui, quando abbiamo esaminato l'envelope, la busta all'inizio, non ci faceva vedere il retro, non ci permetteva di esaminarlo e potrebbe non venire in mente che tocca rifarlo per scovare l'indirizzo. Vabbè. Ops, scusate, ci sono piccole cose come queste che creano un po' intoppi nel gameplay, ma per il resto gli enigmi hanno un senso. Allora diciamo che dobbiamo cercare il caretaker, sappiamo l'indirizzo questa volta. Lei dice, vediamo, non trovo nessun caretaker a quell'indirizzo, non sapreste il suo nome, vero? Provi Horton. Horton, eh? Suonavo qualcosa del genere, ma non ero molto concentrato. No, deve essere stato qualcos'altro. Non ci sono Horton al suo indirizzo. Poteva essere qualcos'altro? Proviamo Morton. Morton dice: penso che sia quello che ha detto. Ho un Felix Morton, ma lui in realtà è il suo landlord, cioè tipo l'affittuario, il proprietario dell'appartamento, non il caretaker. È per questo che non potevamo trovarlo. Vorreste il suo numero invece? Sì, suppongo che sia lo stesso tizio. Il suo numero è questo qua. No, non ci serve nient'altro. Non vogliamo sapere tutti i servizi della compagnia per adesso perché non ci serve. Quindi, chiamiamo Mr. Morton. Morton here. Salve, sono Victor Neff dal piano 2, dal secondo piano, la coppia che avete fatto entrare ieri. Ah sì, signor Neff, va tutto bene? È tutto perfetto, grazie. Ci stavamo solo chiedendo quando sarebbe passato per consegnare la chiave, la copia della chiave, che ha menzionato la scorsa notte. Oh certo, me ne ero assolutamente dimenticato. Dice che sale subito e buon. Quindi aspettiamo che lui salga, nel frattempo parliamo con nostra moglie. Sei riuscito a chiamare il caretaker? Sì, ho appena finito di parlare al telefono con lui, salirà tra poco. Bene, dice, sarà bello avere le chiavi, ovviamente, ma io non avevo finito di parlarti. E di cosa parlava il tuo sogno? Vuoi davvero saperlo? È un po' grafico, nel senso, è un po' crudo, insomma, è un po' inquietante. Considerando che hai appena mangiato, dico, ho letto dei sogni portati dalle gravidanze, penso di potercela fare. Stai facendo studi sulle gravidanze? Ora, purtroppo noi non possiamo interrompere il dialogo per andare ad aprire la porta, quindi abbiate pazienza. Vabbè, dice che vuole condividere anche questo con lei, quindi. Potresti essere un buon padre. Comunque, stavo sorseggiando i miei drink quando ho sentito il suono di acqua che scorre. Mi sono guardata attorno quando mi sono accorta che l'acqua veniva da me. Hai sognato che ti si sono rotte le acque? E questo è quello che pensavo, ma dopo un po', ho capito che, stavano uscendo da me come una sorgente, praticamente. E questo è un sogno piuttosto comune nelle gravidanze, da quello che ho letto. Cosa è successo a quel punto? Beh, sono se seduta lì, imbarazzata davanti ai membri dell'equipaggio e cerco di coprirmi un po', ma a quel punto, saltiamo un po' di roba.
Sento un suono come lo stappo di uno champagne, di una bottiglia di champagne, e vedo questo omino che esce da mezzo alle gambe, praticamente come se stesse nascendo, praticamente, completamente vestito, e arriva, insomma, esce e sbuca sul ponte. Vedo chi è appunto il signor morto, il caretaker dell'altra notte. Si alza, si pulisce un po', insomma, e poi dice: questa è l'entrata più interessante fino ad ora. Devo farne una nota nel mio diario. Che cosa strana da dire dopo essere nati. È entrata, significa che lui tornerà dentro dopo un po', insomma. E poi cosa è successo? E poi mi sono svegliata. Sembra che ti abbia lasciato un'impressione, insomma, che ti abbia un po' impressionata. Penso che sembrasse abbastanza simpatico la scorsa notte, ma poi sognare questa cosa. Sì, posso capire perché ti sembra strano vederlo dopo questo fatto. Lo supererò, mi serve solo un po' di tempo. Vabbè, insomma, è rimasta un po' scioccata, giustamente perché che sogno inquietante, che sogno creepy. Andiamo a rispondere. Madonna mia, se questo suona di nuovo, lo prendo a cazzotti sul naso. Salve, Mr. Neff, eccola la chiave. Ci dà la chiave dell'appartamento, grazie. Tutto l'appartamento in ordine, sì, sembra magnifico. Ma saprò dire di più, dice lui, quando avremo vissuto qui per un po'. E ditemi se ha bisogno di aiuto nel riparare qualcosa. Era tutto? Vabbè, diciamogli che se abbiamo bisogno lo chiamiamo di nuovo. Lui dice che abita di sotto, praticamente, ha il suo ufficio e la sua casa di sotto. Un po' come Mai Son Ikkoku. Praticamente, solo che lui non è Kyoko. Vabbè, no, lo salutiamo, non possiamo fare più conversazione. Le conversazioni con i personaggi sono tutte abbastanza ben curate, è sempre possibile approfondire un po', e i dialoghi raramente sono semplicemente lì per fare scena, ecco. Ok, allora purtroppo non vi ho fatto ancora vedere una ceppa. Io volevo farvi vedere almeno tipo un po' il sogno, qualcosa del genere, però vediamo se riusciamo a velocizzare un pochino. Sì, allora è stato lui, ci ha dato le chiavi. Sembrava simpatico. Niente, non ho niente da dirci. E vediamo a questo punto se... Penso che possiamo uscire a questo punto. E qui possiamo cominciare, ops, a visitare l'appartamento. Ecco qui, possiamo cominciare a parlare con i nostri vicini. Ah, pensavo che questo potesse succedere. Lei è uno dei nuovi affittuari, vero? Eh sì, sono Victor Neff. Mia moglie e io ci siamo trasferiti qui di fianco, accanto a lei, insomma. Salve giovanotto, io sono Edie Jones, sono la residente più anziana in questa casa. Sembra che io ho qualche problema con l'ascensore. La porta si chiude, si blocca ogni tanto. Deve tenere a portata di mano qualche prodotto oleoso da usare sui cardini in modo che non si blocchi. Le darei del burro, ma l'ho finito. Vabbè, dice, troveremo qualcosa noi. E qui possiamo fare delle domande anche alla signora. Le diciamo, lei vive da sola? Sì, vivo da sola, sono solo io e i miei ricordi adesso. Avevo un marito, ma è andato via, è finito, insomma, come tutti gli uomini mortali, cioè è morto in sostanza. Mi dispiace. Non si preoccupi, non è che mi interessasse molto di lui in ogni caso. C'era solo spazio per una donna della sua vita e non ero io, se lei capisce quello che intendo. Quello che la signora poverella sta dicendo è che è che il tizio lasciava sempre che sua madre si intromettesse costantemente nella loro esistenza. Non è uno spoiler perché si capisce già da qua. Lei ha detto che il suo nome è Victor Neff, come l'attore.
come l'attore, ma lui ha vissuto un po' un bel po' prima del mio tempo. Ma dovete essere. Dovete avere una relazione, insomma, siete parenti, di sicuro. No, non c'è nessuna relazione, mi dispiace. Non ho neanche visto nessuno dei suoi film, a essere onesto. Ah, si sta perdendo qualcosa di magnifico. Aveva, insomma, faceva era bravo a recitare la parte del bruto. Era un boxer, un giocatore di box prima di diventare attore. Allora, le assicuro che le nostre similarità, le nostre somiglianze terminano al nome, insomma. Lei sembra un giovanotto molto educato, al contrario del nostro caretaker, ragazzi, non so come si traduce, Mr. Morton. Sì, lui. Non le piace Mr. Morton? Come potrebbe piacermi? Ha cercato di scacciarmi non appena è morto mio padre. Fortunatamente io ho connessione con la Housing Board di questa città. Non riesco a tradurre neanche Housing Board in questo caso, però diciamo che è una specie di ente che si occupa di assegnare le case. Diciamola proprio terra terra. Cosa sa di lui? So tutto quello che mi importa sapere. Ha vissuto qui abbastanza a lungo perché io lo vedessi crescere. Conoscevo suo padre bene. Era il caretaker prima di Felix, un uomo meraviglioso. Sfortunatamente la mela è caduta molto lontano dall'albero nel suo caso. Ora, se lei mi scusi, mi scusa, devo tornare. No, sto facendo la maleducata con i miei ospiti. Un gioco di bridge, una partita a bridge fra tre persone, e dopo tutto non è affatto una partita di bridge. Ci vediamo più avanti, Mrs. Jones. Mi chiami semplicemente Edie. Lo fanno tutti. Salve Edie, salve Edie. E oltre a lei abbiamo altri due vicini di casa al piano superiore. Allora, qui ovviamente usiamo l'olio, un enigma abbastanza semplice. Gli enigmi sono molto vari, nel senso che ci sono questi enigmi più semplici che compongono il primo episodio, è quasi tutto fatto di enigmi semplici. Andando più avanti ci sono anche enigmi più logici, nel senso che dobbiamo per esempio risolvere codici segreti e cose del genere. Non diventano mai difficilissimi. E ci sono anche altri enigmi basati sull'inventario e anche sul dialogo, insomma c'è una grande varietà. Possiamo andare al terzo piano, al secondo ci siamo già, possiamo andare al primo piano e poi c'è il piano per il basement che richiede una chiave, questo ovviamente è l'allarme. Al terzo piano ci sono altri due vicini e al primo piano invece c'è Mr. Morton. Penso che ci fermeremo qui perché vi ho fatto vedere abbastanza, se no vi faccio vedere tutto il primo capitolo praticamente. E purtroppo non vi ho fatto vedere il sogno, però diciamo, come dire, avrete notato che l'atmosfera è già abbastanza inquietante. Quando entriamo nei sogni è ancora più inquietante. Quello che mi dispiace è che mentre riusciamo ad avere un certo rapporto con Ivy e quindi a conoscerlo un po' prima di entrare nei suoi sogni e capirla meglio, per quanto riguarda invece gli altri due inquilini, avremo solo un breve contatto con loro e un po' di approfondimento da questo punto di vista non sarebbe stato male, perché esaminare, diciamo, esplorare i sogni è la parte, il punto forte del gioco. Mentre invece poi la parte finale, che è molto più personale, non ho nulla da dire, è fatta benissimo. Quindi, non so se sentite questa musica jazz di sottofondo, che viene dall'ufficio di lui. Guardate che bella questo scenario, che bello questo scenario. E ricordo che sul blog, sul sito degli sviluppatori c'era una fotografia di come loro avevano reso lo scenario. C'è proprio una fotografia, come dire, del backstage, diciamo. Cioè proprio si vedeva il cartone con lo sfondo, la roba di plastilina costruita e messa lì. Si vedeva proprio come erano fatte le scene. È una cosa fantastica. È una cosa fantastica. Prima di giocarlo io in realtà avevo il timore che questo gioco, che è The Dream Machine, fosse un po' solo questo.
Nel senso, che avessero puntato così tanto nel fare la grafica particolare e poi avessero invece trascurato gli altri aspetti. E che questo fosse, diciamo, uno di quei giochi moderni, dove il gameplay è lasciato molto a se stesso e perché si punta, tra virgolette, sulla storia, eccetera, eccetera. Invece, no. Il gameplay è abbastanza solido, la musica è sparita, va bene. Il gameplay è abbastanza solido, ha quei piccoli problemi che vi dicevo, che non sempre i cambiamenti sono ben introdotti, a volte bisogna riesaminare cose già esaminate o riandare in aree già visitate senza che ci sia un input. Anche in questo pezzo che vi ho fatto vedere avete notato che spesso vogliamo fare delle cose ma non abbiamo i modi e quindi andiamo a farne altre, tentando di tutto pur di mandare avanti il gioco. Come dire, è un peccato perché è comunque un po' una rottura di scatole, però è una rottura di scatole molto relativa che non inficia tantissimo l'esperienza di gioco nel suo complesso. Insomma, io non sono mai andata completamente a caso mentre risolvevo gli enigmi, cioè magari ho rivisto cose che avevo già visto, ma non mi sono mai trovata davanti un enigma e poi sono stata là a provare tutte le robe che avevo nell'inventario nella speranza che una funzionasse, ecco. Cose così no, non succedono. E quindi questo era The Dream Machine. Spero che vi abbia incuriosito abbastanza da provarlo. Credo che sul sito dello sviluppatore possiate ancora provare tutto il primo capitolo gratis. Comunque, mi pare che si trova spesso in sconto sui vari store, quindi se non siete sicuri potete comunque spendere non il prezzo pieno. Se riuscite a provare anche i capitoli successivi, io ve lo consiglio tantissimo, almeno il secondo, in modo che possiate vedere almeno un sogno, perché mi pare che il primo capitolo termina proprio quando stiamo per entrare nel primo sogno. Comunque, spero di avervi almeno un po' incuriosito, perché nonostante i piccoli difettucci qua e là, che sono comprensibili soprattutto alla luce del fatto che è un gioco prodotto da una casa indie, nonostante tutti questi difettucci, dicevo, il gioco mi è rimasto piacevolmente impresso, non solo per la storia, ma proprio per come è fatto, quindi è un'esperienza abbastanza solida. Spero quindi che vi siate anche divertiti. Se è così, lasciate un like sotto il video e un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!